Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, Ottoliner, la Rassegna Stramba ritorna alle 8.30 dopo questa bella esperienza con i ragazzi del liceo Peano, Peano mi sembra, sì, di Roma e oggi è venerdì e quindi con noi, come sempre, c'è il grande Tommaso Nencioni Buongiorno Tommy, ben ritrovato eh, Andrei rapidamente alle prime pagine, proprio una sventagliata, oggi non è che ci siano chissà che notizie da prima pagina eh, di che livello, anche se poi dentro le pagine interne un paio di cose importanti eh, ci sono. Comunque, il giornale: eh, questa è una delle cose che ci sono, eh, ci sono due aspetti, insomma. Comunque, continua la faida tra eh, filogovernativi e eh, agnelli. Aspetta, che forse riesco a mettere il mencio. No. Nel frattempo continua un po' il grattamento, eh. Tornato il grattamento? Mm. Oh cazzo. Ora? Non so se lo sento no, no ora no, non lo ah, so, eh, so se lo sento. No, ma, no, sì. Eh, sì, no, ora, va... ora sì, sì. sì okay. Vabbè, senti, però che se metto l'altro microfono, aspettate un secondo. Ora? Oh, proviamo andando avanti, via. ah Qui tra... ora. Ha fatto proprio un coso assurdo. Scusate, eh? Ora si è messo. Nel frattempo, musica da ballo. Musica da balera Ora, e per ora, no. Mm, vabbè, proviamo. Ora c'ho il ritorno. No, il ritorno sì, quando parli, perché ho il microfono alzato, va bene. Proviamo un attimo, scusate per questa, c'ho il microfono nuovo che non fa più il vecchio fruscio, eccetera, però c'ha un attacco, uno spinotto un po' ballerino, e quindi mi sa che è quella cosa lì che fa contatto, poi forse il mixer sta anche impazzendo. Vabbè, vediamo un attimo se si riesce a arrivare. Comunque alla fine, comunque dicevamo, continua la faida tra, eh, insomma, filo governativi e... Ehm, e Elkan eh, prima pagina del giornale eredità Agnelli indagato John Elkan inchiesta della procura sulle fiduciarie della famiglia l'esposto di Margherita però oltre a questo poi invece c'è una cosa più cicciona questa è una, una, una cosa interessante insomma più, più. Per uh, il futuro di una della famiglia più importante del capitalismo industriale italiano, però ex industriale ormai finanziarizzato completamente. E, e, però. Um, in realtà la cosa più importante è che appunto eh, la, eh, la linea delle Maserati è stata completamente sospesa, come avevamo annunciato nei giorni scorsi, ci abbiamo fatto un approfondimento eh, due o tre giorni fa, mi sembra, e, e, e Mira, Mirafiori insomma sono, sono in sciopero, quindi eh, no, non è che succeda così spesso ecco, che eh, ci siano mobilitazioni a Mirafiori. Eh, quindi diciamo un, due aspetti un pochino... Del declino degli Elcan in Italia, libero dai trattori a John Travolta. Sanremo finisce in vacca. Gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano: non basta un comunicato, vogliamo il palco. E la scenetta con l'attore USA è talmente brutta da diventare un caso politico. e devo dire, purtroppo io sono uno che segue di solito eh, Sanremo. Quest'anno ho provato ad ascoltare almeno qualche canzone, ma non lo posso vedere perché ho la televisione rotta a figurarsi la mia a livello di connessione con, eh, con la tv ufficiale allora la verità i creatori dei vaccini anti covid ammettono danni e tossicità e grazie al cazzo Trattori senza palco, ma trovano il pulpito, eh, il foglio. È bellina questa cosa qua perché il foglio è proprio veramente la testata del ribaltamento proprio ossessivo della realtà. Cioè, nel senso, non la possano mai dire una roba per com'è. Devono sempre. In, in, a rovesciare l'agricoltore in ostaggio di col diretti. Le difficoltà del popolo dei trattori nascono dalle dimensioni delle imprese. Agli agricoltori conviene averle più grandi. A col diretti no, piccolo e bello, a Sanremo forse sì, nella realtà no, verità da smascherare fra palco in realtà. In realtà appunto sono i piccoli che ce l'hanno sempre con col diretti, perché col diretti eh, tutela, diciamo, in realtà eh, il medio grano ritorna al grattio. E allora cambio microfono, senti, aspetta. Che palle, sta cosa qua. Ora non va il gracchio, però si sente tutto il fruscio del solito. Però il gracchio non c'è più, va bene. Tengo un attimo, per oggi tengo questo lì, poi dopo cerco di, di risolverlo. Eh, Corriere della sera, tra l'altro sta anche andando pianissimo il computer, secondo me si pianta tutto a breve. Eh, Trattori marcia su Sanremo, Amadeus leggerà una nota, gli agricoltori noi sul palco invadiamo la città, attenzione Lega Fratelli d'Italia. E al festival è un caso, l'esibizione travolta, critiche e accuse di pubblicità occulta. Ah tra l'altro faccio un po' di pubblicità per canali concorrenti. Per la questione dei trattori, allora vabbè, lunedì noi facciamo una roba abbastanza lunga eh, dove dentro c'è un pezzo di intervista a Alessandro Volpi dove abbiamo, abbiamo visto appunto la questione agricola, più dal punto di vista appunto della speculazione finanziaria, della finanziarizzazione, il ruolo di crediti agri agricole lo spostamento di crediti agricole dal credito agricolo all'asset management con Amundi, insomma, più queste vers versanti qui. Però vi consiglio assolutamente di vedere eh, l'intervista registrata dall'ottimo Alessandro Di Battista sul suo canale alla nostra carissima amica che uh, inviteremo a breve su queste tutte questioni perché insomma ha fatto una insomma, da, come sapevamo da, le segue da sempre eccetera domeni e eh, uh... Monica di Sisto, eh, dove appunto hanno sciorinato un po' di roba in fila, perché veramente vedo dell'ostilità, diciamo, tra il compagnume agli agricoltori come se fossero tutti dei grandi imprenditori, che veramente c'è cioè, frutto di un'ignoranza scandalosa rispetto no? a chi è in piazza a fare cosa. Che questo non vuol dire che in piazza non ci siano, diciamo, anche gente che andrebbe messa alla forca, alle forche caudine perché magari sfrutta. Eh, mano d'opera immigrata a 3 euro l'ora eh, e li fa vivere nelle baracche. Eh, questo c'è assolutamente, sì, è fatta così. L'agricoltura italiana è fatta così, però nel senso, in, in piazza c'è gente che guadagna 10.000 euro l'anno, 15.000 euro l'anno lavorando 20 ore al giorno, cioè nel senso, quindi un po', È un po' ridicola, insomma, che, questa, che lo scontro di, La lettura nostra dello scontro di classe sia appunto lo scontro tra poveri, tra quello, tra il padroncino che... È, è proprio infilato in mezzo alle mega multinazionali che gli danno le sementi da una parte, alle mega multinazionali che fanno la distribuzione dall'altra e il nostro nemico è quello che ci sta nel mezzo, che sostanzialmente gli agricoltori sono lavoratori dipendenti, come tutti i terzi, sono terzisti, cioè fanno lavoro per altri e eh, tirano un po', magari sfruttando quelli alla catena ancora più debole, insomma a fa un po' cassa, ma è veramente eh, una lettura molto molto distante diciamo da... Eh i conflitti fondamentali che ci sono nella società contemporanea. La stampa Italia-Germania, imprese fragili, questo è molto interessante. L'allarme della BCE, il 10% rischia di fallire, in difficoltà edilizia e industria. La stampa è l'unica diciamo, a dedicare ampio spazio invece a questa cosa qua, che è molto importante, magari se abbiamo tempo la approfondiamo un attimo. Appunto, imprese fragili, la BCE 1 su 10 a rischio crack, Italia e Germania le peggiori, Meloni rilancia con i dati Ox il reddito delle famiglie cresce dell'1,4%. Pelletteria di lusso tradita da Cine Russa, la Maison non comprano 4000 in casa, questo è il distretto artigiano toscano alle prese con il crollo degli ordini, è peggio della pandemia. Eh, appunto Salvatore Rossi ha intervista: il conto di 20 anni a crescita, azienda, a crescita zero, aziende piccole e poco produttive il gap più importante è nella capacità organizzativa di manager e imprenditori per reggere servono più investimenti in capitale umano e mezzi tecnologici diciamo la parte eh, di denuncia, di analisi è interessante poiché il gap più importante sia nella capacità organizzativa di manager e imprenditori, sì, ma proprio per il nanismo, diciamo, il gap più importante è che la politica industriale è ridicola, non c'è, e quindi nel senso, sono tutti terzisti, ecco, come gli agricoltori, anche gli imprenditori italiani sono tutti terzisti, cioè non ce n'è uno che mm, riesce a imporre, diciamo, una strategia e qualche uno lavorano tutti a, a traino. Eh, la Repubblica bufera sull'ollo brigida, gli agricoltori spaccano la destra e mettono all'angolo il ministro. La, per la Repubblica il problema sono sempre e solo le faide interne al centro-destra. Non esiste la realtà. La realtà per la Repubblica è il centro-destra e eh, 5-6 personaggi che un pochino tra di loro si pigliano un po' male parole, questo è tutto. Eh, fortunatamente appare, ecco, eh, per la prima volta in, nella prima pagina, insomma, dal da, primo giornale che mette in prima pagina invece questa notizia è importante, ne abbiamo parlato eh, abbastanza eh, nei, nei giorni scorsi, è appunto la faida zelensky zalugni che appunto si è eh, risolta con eh, la defenestrazione di Zalugni eh, l'ordine infine è arrivato, il generale Valery Zalugni è stato rimosso ieri sera dal vertice delle forze armate, è la prima spaccatura nelle istituzioni ucraine dall'inizio dell'invasione, che sia la prima spaccatura o no, però insomma è sicuramente una delle, la, la più significativa, ecco, insomma la più eh, esplicita e significativa. Eh, domani, domani veramente marrotto e coglioni cioè è, è la vecchia repubblica d'altronde la l'azionista è quello, è la vecchia repubblica proprio quella dell'antiberlusconismo quella dei girotondi il domani è il giornale dovevano scrivere come il manifesto c'è scritto il giornale comunista è il giornale girotondino ci dovevano scrivere veramente insopportabile proprio la retorica anche se dentro poi diversi, diversi colleghi bravi c'è diverse cose interessanti a partire ricordo sempre da Michelangelo Cocco sempre da seguire quella Roba Cinese che ha una spanna sopra sicuramente a tutti gli altri che si occupano di Cina nei nostri giornali eh, il fatto quotidiano Inventario preventivo, la cultura mobilitati, funzionari e carabinieri, sgarbi va via. Ho paura <ride> che fai quei bacchi si porti via. <ride> È <ride> veramente bella questa cosa. Bella infatti eh, no, no, insomma, però era bellino l'altro giorno ne parlava perché poi c'è il pezzo su Sgarbi eh, tutta la roba è del nostro amico Monacorse che è stato ospite a Ottolina più di una volta insomma un caro collega amico eh, poi semmai più avanti si chiama perché c'è dei siparietti di un certo livello eh, però ecco sul, sul, sul fatto oggi non c'era niente di particolarmente interessante invece appunto sempre sulla eh, questione debolezza delle aziende eccetera, eh, anche questa cosa qua, insomma, sono robe che vanno un po' nel tecnico, quindi è un po' difficile sintetizzarle, però direttiva UE sul controllo dei fornitori, allarme delle imprese per costi e verifiche. Dice uh, oggi il confronto Germania pronta all'astenzione vota dell'Italia determinante. Eh, L'Italia si astenga a rischio l'industria dell dell'Europa, dice il Consiglio competitività dell'Unione Europea. È in programma oggi l'esame della direttiva CSDD che impone alle imprese di controllare la tutela dei diritti umani e ambientali lungo l'intera catena di fornitura. Confidiamo nell'astenzione del governo italiano, dice Stefan Pan, delegato di Confindustria per l'Europa. La Germania ha già annunciato l'astenzione con altri paesi come Austria e Finlandia. Il voto italiano sarà decisivo. Questo. È abbastanza importante sia per capire cosa succederà, ma anche perché diciamo permette di fare un po' il quadro di come sia messo male tutta la filiera produttiva eh, italiana e in generale europea. Insomma, e questo è quanto. Mi e Do la parola a Tommy Sì, oggi appunto c'è un po' di. di di confusione non c'è un filo conduttore ecco, su, su, sui giornali c'è la questione di Sanremo eh, che io non guardo però io, io mi fido abbastanza di Antonio Di Pollina quindi chi voglia magari farsi un'idea complessiva su queste vicende, Repubblica, pagina 2 c'è un commento di Antonio Di Pollina che è il critico televisivo di, di, di Repubblica, lui è uno veramente, veramente bravo quindi per gli amanti del genere Sanremo io mi limiterei a segnalare, a segnalare questo: Antonio Di Pollina, Repubblica pagina, pagina 22. Sulle questioni interne, c'è cioè invece continua la questione dei, dei trattori, a me mi sembra interessante questa questione di, di, di col diretti, ma tra l'altro i di col diretti in sé del rapporto di col diretti col potere politico, perché ora l'Italia non è più un decenni un, un paese agricolo, però da, da col diretti. Forse è utile fare un po' di, di riassunto. È, è, è l'organizzazione che ha permesso il trionfo della democrazia dell'egemonia della democrazia cristiana in Italia fin quando l'Italia è stata un paese agricolo. Quindi, non è esattamente una, una, cosa, una cosa da poco. La chiamavano la Bonomiana no? per il ruolo che aveva questo Bonomi, che era il capo. Che poi gestiva anche tutti, tutti i consorzi. insomma, era un organismo veramente potente, ovviamente che ha perso un po', un po di influenza, ma insomma, relativamente con le trasformazioni dell'Italia da paese industriale a paese agricolo e poi. Ovviamente, poi è entrata ancora più sotto traccia quando è finita la Democrazia Cristiana e quindi si è sparpagliata in mille rivoli. Io se ne era parlato anche la settimana scorsa. L'idea un po' che mi ero fatta è che sostanzialmente, siccome sono organismi sindacati, filogovernativi per eccellenza, l'idea che mi ero fatta è che nelle regioni fra, fra, fra 10.000 virgolette rosse la, la, la Cordiretti aveva preso più la via del, de, de, dell'organicità con il centro-sinistra. Mentre nelle regioni eh, che erano andate al centro-destra, aveva preso sulla via d'organicità col centro-destra e specialmente con la, con la Lega. No? Un pochino l'idea che meno fatta è questa. Però oggi ci sono un paio di cose appunto, interessanti. Una eh, più in generale, e eh, eh, però anche nello stile di Repubblica, quindi un pochino più retroscenista su Repubblica a pagina 3, Aspetta. Ascesa e declino del cognato d'Italia, no, non era, non era questo, però... Sì, 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 era questo, era questo, che parla appunto, di, partendo, da, come dicevi te, dalle diatribe no, interne al governo, quindi Ascesa e declino del cognato d'Italia, il cognato d'Italia è Lollobrigida, vacilla la colonna della P4 Meloniana, però si parla anche un po' del ruolo di diretti e dice, si è inclinato l'assetto della P4, dove qui P sta per potere, lo scrigno che questo sodalizio di sangue nero ha inseguito per anni e infine conquistato. Lo compongono Giorgia Meloni, la sorella Rihanna, Francesco Lollobrigida e l'amico fraterno della Premier, Giovanni Battista Fazzolari. L'agricoltura doveva essere il fiore all'occhiello del blocco di potere che sostiene il governo. Il primo di destra centro e per di più con una donna a Palazzo Chigi. Soprattutto la sua base, il cuore dell'elettorato, da sempre coccolato da Fratelli d'Italia, ha son di slogan contro Bruxelles e di sovranità alimentare da riconquistare. Per questo, la Premier Giorgia Meloni aveva affidato il comparto all'Ollo Brigida, suo cognato, marito della sorella, fin da ragazzo al suo fianco in politica e con un rapporto di idee, un senso dell'appartenenza viscerale fortissimo. Ma in quest'anno di governo qualcosa è andato storto. Il ministro dell'Agricoltura, con una sequenza di scelte ed esternazioni sbagliate, sta mandando il titolo su un sistema che sembrava collaudato. Da un anno a questa parte il cognato d'Italia ha creato grattacapi capi alla presidente del Consiglio, ma soprattutto non è riuscito a tenere a bada il mondo degli agricoltori, che nelle intenzioni di Palazzo Chigi doveva essere la punta avanzata del consenso, una falange in sostegno del suo governo. E invece centinaia di trattori girano per l'Italia con striscioni contro Lollo Brigida e minacce di invadere Roma o, in alternativa, Sanremo, la temporanea capitale canora del paese. La protesta dei trattori e la gestione da parte del Ministro dimostrano plasticamente che qualcosa non è andato come Meloni voleva, a partire da un caposaldo della strategia di Lollo Brigida. Pensata ancora prima del suo insediamento all'agricoltura, l'intesa con la potente associazione di categoria Coldiretti, che in questi mesi ha dettato l'agenda di governo in materia. Il presidente Ettore Prandini ha partecipato alla chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia a Potenza, prima del voto del 22. Giorgia Meloni ha voluto omaggiare l'associazione a Milano nella sua primissima uscita da presidente del Consiglio, sempre con la regia di Lollo Brigida. Col Diretti suggerisce, il governo dispone. L'associazione ha chiesto di puntare molto sui contratti di filiera ed ecco raddoppiati i fondi dei bandi ministeriali. Le aziende chiedono fotovoltaico ed ecco la misura per grandi impianti. Poi Col Diretti ha suggerito la battaglia contro la carne sintetica ed ecco approvata una legge che vieta la ricerca su qualcosa che non è nemmeno in commercio. Mentre i parlamentari votavano davanti a Montecitorio, Parandini andava a muso duro contro i radicali che protestavano per la norma. Ancora con i buoni uffici di Col il ministro Lubicida ha sostenuto alcuni investimenti tra Algeria e Egitto del colosso dell'agricoltura BF. E quindi c'è eh, ricostruita un po' la, la, la vicinanza fra governo e Col Se ne occupa invece il nostro amico se l'ha già segnalato nel giorno eh, di Foggia sul fatto quotidiano a pagina 4 in maniera un po' più... Ovviamente, più sostanziale, ecco, e critica, pagina 4 in basso, mi pare. Oh. Sì, sì, col diretti ora ha paura. Eh, sotto eh. attacco, siamo noi esatto. Dice una paginetta con allegati video e documento per la propaganda ai soci è indirizzata a tutti i direttori regionali e provinciali della col diretti. Della la firma è il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il vero padrone della prima confederazione agricola italiana che ora si sente sotto attacco. La conclusione è eloquente. È il momento di mettere in primo piano l'orgoglio col diretti. Prima c'è spazio per alcune ammissioni di colpa, ma anche per gli attacchi a chi protesta, dove Gesmundo scorge l'impronta riconoscibile del teppismo di una politica che si svende per una manciata di voti. La lettera di mercoledì è conferma, per tavola, su una sensazione chiara nel mondo agricolo la rivolta dei trattori e soprattutto contro lo strapotere della Coldiretti, oggi preseduta da Ettore Frandini. Giosmondo scrive dopo aver radunato a Roma tutti i vertici locali, come un gabinetto di guerra. Serve in primo luogo riannodare con il maggior numero di soci il filo di un racconto che malauguratamente per responsabilità nostra e ragioni oggettive abbiamo interrotto. Serve, cioè, mettere in fila gli obiettivi raggiunti in questi anni, scrive il dirigente, che li esorta a mettersi nello stato d'animo dell'ascolto, nella consapevolezza che quanto può apparire per noi come un micro problema nell'animo del socio, in una stagione difficile può essere vissuto con un ulteriore momento di abbandono e solitudine. Attenzione a non mostrarsi sulla difensiva, però. Serve non assumere l'atteggiamento di chi ha qualcosa da difendere o da cui difendersi, spiega il dirigente. Le nostre parole e la postura siano il lievito per far uscire ciò che i soci per timore, per rancore o per rispetto allontanano. Gesmundo però avverte serve al tempo stesso esprimere con chiarezza il concetto che queste proteste, accanto all'indubbio malessere di molti di molti, portano l'impronta riconoscibile del teppismo e di una politica che si vende per una manciata di voti. Bizzarra idea, visto che l'onnipresente segretario generale, celebre per i suoi mazzi stipendi, è l'uomo che ha traghettato, Questo vedete è interessante, col diretti dall'alveo di CIA i legami con chiunque sia dal governo o gestisca il potere. Col diretti, per citarne una, ha di fatto designato il ministro Francesco Lollobrigida, che poi come capo di gabinetto si è portato un dirigente, ovviamente di col diretti, Penso. Ah, e pensavo tu fossi svem, tu avessi avuto un mic. No, no, è che c'è un'interruzione. Ah, ecco, ecco c'è una colonnina solo uh, un'accusa. Il cognato della Premier mal sopporta. Mi dicono che sono il ministro della Coldiretti. Io penso che sia un vanto avere un buon rapporto con le associazioni, in particolare con quella che quest'anno compie 80 anni, ha spiegato in un video ai soci della Confederazione. Se qualcuno si innervosisce per un ministro che ascolta le associazioni, se ne deve fare una ragione. Eh, va bene la citazione. Proprio la tesi di Gesù Mondo, che nella lettera chiede di avviare subito non meno di quattro assemblee per provincia, raccogliendo il maggior numero di soci una missione implicita del rischio che Coldiretti stia perdendo il controllo della base, che in parte scende in piazza. Serve che tutti portino con sé la consapevolezza nutrita dal cuore e dalla mente che questa minaccia che stiamo affrontando è rivolta alla Coldiretti e è mirata a cancellare la nostra identità, la nostra forza e il nostro stesso esistere. Gli agricoltori sono avvisati. C'è però anche da dire che in Italia, dove non penso che gli agricoltori se la passino meglio, che da quelle altre parti d'Europa le, le, le proteste però sono, hanno un'intensità minore. Comunque sì, e quindi è segno che, che il ruolo dei coltivatori diretti appunto no? nel tenere a freno la cosa, per quanto loro si sentano attaccati e pertanto non sono da minimizzare no? le proteste di questi giorni, evidentemente eh, qualche cosina ha fatto. Questi sono il sindacato ufficiale dei coltivatori diretti e al governo, come ripeto, eh, come è sempre stato. Poi, per chi interessasse dal punto di vista storico la questione della Coltiretti, quello più incazzato di tutti era, era Ernesto Rossi, fondatore il fondatore antifascista del Partito d'Azione, il fondatore del Partito Radicale Prima Maniera, e proprio ce l'aveva a morte con loro. Ma insomma, in generale, tutta la sinistra era un po'. No, e appunto il discorso è che negli altri paesi, soprattutto in Francia e soprattutto in Germania, il principale sindacato degli agricoltori è il leader della protesta, come si chiama BVD, no? BDV, sì, BVD, sì, sì. Eh, proprio sono loro che organizzano la protesta. In Italia la protesta è contro il principale sindacato degli agricoltori, esatto. quindi eh, la situazione è molto diversa. Per finire con gli interni, perché oggi c'era veramente poco, sempre su Repubblica, siccome da venerdì scorso, da quando si è fatto la segna stampa, venerdì scorso Repubblica ha cominciato una campagna a tappeto contro Conte, che ha schierato vari cappellini, addirittura ci si è messo Carlo Galli. Oggi eh, ce, se ne occupa la Bonino in un'intervista, Europa al bivio da Calenda al PD, coalizione antisovranista, insomma la Bonino... Dice al PD che deve lasciare da parte Conte che in Europa. Pagina, scusa? pagina 7: che in Europa ha votato ha esordito con Farage, ha votato contro il sostegno alla difesa ucraina e, e bisogna fare un'alleanza contro i sovranisti. Di PD, eh, di PD e come si chiama il partito di Calenda? E azione: c'è eh, da capire poi l'altro. 80% di voti che gli riporta visto che loro raccattano fra tutte e due se no il 20 ma questo la Bonino non, non, non se lo pone come, come problema però si segnala nella campagna contro Giuseppi oggi c'è la Bonino. quindi tutti, tutte notizie ottime da, da dire per, per il nostro amico Giuseppi e, eh, finalmente no, avevo detto che era l'ultima cosa di interni ma invece come dicevi te prima eh, eh, ci sono gli scioperi al, a Mirafiori che eh, non è una cosa che capita tutti i giorni e ovviamente il giornale che gli dà più risalto è il manifesto a pagina 8 Stellantis, Mirafiori, Capofila lo sciopero non è più un tabù Presto anche in Campania il governo non ha un piano, oggi il vertice unitario a Torino, si può leggere almeno l'inizio, sì. La rabbia dei lavoratori italiani di Stellantis monta ogni giorno di più e non è indirizzata solo contro l'azienda, ma coinvolge direttamente il governo Meloni. E l'idea di uno storico sciopero unitario nel gruppo non è più un tabù. Siamo a Mirafiori, siamo al terzo sciopero spontaneo in due giorni. La regione Campania si è mossa compatta a difesa di Pomigliano, 4.500 lavoratori grazie al compagno De Luca, e Prato La Serra, 1.600, con il presidente Vincenzo De Luca che ha incontrato tutti i sindacati e tonato contro il governo che non ha un piano industriale sull'auto. Tra due anni rischiamo di essere fuori mercato. Film Fiume e Wilm sono ancora in attesa di una risposta dalla richiesta unitaria di un incontro a Palazzo Chigi con Tavares e Meloni. L'unico a parlare del governo è il ministro Adolfo Urzo che ieri si è esibito in un altro comico episodio una fila una, da Bruxelles dove ha incontrato i commissari Voleton e Vestager ha intimato a Tavares di realizzare presto anche nel nostro paese la Gigafactory per le batterie. Peccato che la riconversione dello stabilimento di Termoli lo stesso Ulso abbia già staccato un assegno al consorzio guidato da Stellantis di almeno 270 milioni, senza neanche la garanzia dei tempi per la realizzazione del progetto. E ancora più grave del mantenimento degli attuali posti di lavoro. Ammesso che questa cosa degli incentivi eh, possa passare per politica industriale, che di solito che di solito non è così, so, qui ci sono pagine che ha scritto Augusto Graziani su, su, su questo, sulla storia dell'economia italiana, ma qui non si danno incentivi per la produzione, qui si danno incentivi per le stock option de, 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 del management, che, che è una cosa, cioè qui praticamente è, siamo noi che si dà i soldi in tasca a Tavares e compagnia per, per, per pagarci diciamo, le barche, per, 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 non dire, per non dire di peggio, questa è la politica industriale. Che fanno oggi i governi? Che questi, no, ma la fanno perché, perché è quello che gli chiedono. Perché io penso, cioè, se, se, gli, se gli chiedessero soldi per fare le fabbriche, gli darebbero per fare le fabbriche, no? Invece questi vogliono i quattrini per stare con le palle e il sole in Costa Azzurra a maggio, eh, e questa è, è la classe. E ovviamente, certo, le colpe dei governi che gliele danno, figuriamoci, no? però per dire l'imprenditoria l'imprenditoria d'oggi. E quindi, insomma, sembra che a, a Mirafiori insomma nella filiera Stellantis si va, da, si va dallo sciopero e questo se ne occupa appunto sul manifesto Massimo Franchi a pagina, a pagina 8. Sugli esteri c'è cioè la questione Zelensky e Zalusni io io direi che si invita i, i nostri ascoltatori a seguire il canale Telegram di, di, di Dallagio perché sicuramente è più affidabile. Sì, Però e poi fosse... com comunque domenica sera, insomma, lo esatto. sicuramente la vostra... Però, insomma, su, sui giornali mi sembrava la cosa, come sempre, la cosa un po' più, insomma, più equilibrata, forse ci sono due pagine sul Corriere della sera, pagina 8 e 9, che si possono, che si possono segnalare, perché la pubblica, figurati, è infogliata. Della sera insomma, eh, sempre oh, oh, quantomeno una flomba diverso eh, pagina 8. Zelensky. Licenza Anche se Zanlon vedo che questo articolo qui è Lorenzo Cremonesi, che è veramente è un Pasdaran proprio a sì, spiegatato Spegatato. Poi c'è un ritratto di, 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 di Zaluzni preparato e spietato così il nuovo generale. riorganizzerà le linee gradito ah, di Surski Siri Surski, quello. quello eh, sbagliato, sì, eh, gradito alla Nato meno ai militari ucraini che poi sono quelli che a morire ci devono andare. E poi dietro c'è il retroscena, pagina, scusate, no, dietro, pagina successiva c'è il retroscena da sempre di Cremonesi, faceva di testa sua la gelosia del presidente per il comandante ribelle e quel patto eh, che si è rotto questo. Mentre, sempre a proposito di vicende, di vicende ucraine, c'è stata ieri, e anche per quella poi ovviamente si invita a guardare domenica la bolla e a seguire il canale Telegram di Dallaglio, però ieri c'è stata l'intervista, la famosa intervista di, a, a Putin di, di Carlson e a, al di là dei temi delle interviste, appunto... Si rimanda c'è un ritratto di questo del, del personaggio del, dell'intervistatore del nostro amico Gianni Riotta su Repubblica a pagina 12, eccolo qua. Riotta che accusa un altro giornalista di uccidere il giornalismo esatto. solo per quello vale la pena. Ecco. Esatto, esatto. Razzismo, complotti e dittatori. Il metodo di Tucker Carlson che uccide il giornalismo. Dal college di New York all'espulsione da Fox fino alle interviste con Trump e Putin, cioè, praticamente questo è uscito da destra dalla Fox. Cioè... Eh, da, da, da destra, qui sai, dipende un po' come identifichi sì. la cosa. Comunque, sicuramente Sincera da, da trampiano complottista, abbastanza esasperato. Vabbè, cinque, due minuti, guardiamolo. Dice Riotta: Dice al liceo San Giorgio, Rhode Island, scuola per rampolli dell'America. Bene. I preppi. Un giorno d'autunno dell'84, lo studente Richard Weiner, afroamericano, parla con la voce rotta dal pulpito della cappella dell'assassino di Eleanor Bampurz, anziana nera malata uccisa dalla polizia a New York durante un brutale sfratto. Qualcuno di voi, esclama Weiner, ritiene che Eleanor meritasse di morire? dai ragazzi bianchi assefati in chiesa, solo una mano si leva a sostegno della violenza. Quella del liceale Tucker McNeil, ride, Tucker McNeil Carlson, 15 anni. Tucker Carlson da quella sprezzante sfida razzista arriva ora all'intervista all'uomo forte della Russia, Vladimir Putin, brevettando la formula della provocazione macista mascherata dal giornalismo, del mullismo in giacca Brooks Brothers, che degrada l'informazione a ringodioso del wrestling. Il portavoce Dimitri, di, sì, di Putin, Dimitri Peskov, lamenta che nessun media occidentale chieda interviste al presidente russo. E Solerte, Putin West, che cavolo c'è scritto? Putin? Pester, galoppino filorusso secondo il neologismo adottato dall'Afreccani, calzano a ringa, gli americani fanno marchette a Zelensky, non informano la gente. Guarda questo. In realtà, le principali testate USA dall'invasione contro l'Ucraina del 22 chiedono invano di incontrare il leader del Cremlino, ma Putin li evita, per non avere domande serie, mentre adesso, dopo scuri accordi economici, la sola suite dell'hotel costa mille dollari a notte. Convoca Calzon Pescova ha studiato l'intervista che l'ex presidente Donald Trump rilascia a Calzon il 24 agosto 2023, seduta di sadomasochismo con Trump a insultare i rivali alle primarie repubblicane e il presidente Biden. Mentre eh, Calzon Paonazzo annuisce fremebondo. Cioè, questo... Calcolate che no, in, no, in, in, quattro, ore, bellino, in quattro ore ha fatto 45 milioni di views. Quindi. Tucker Carson, l'albergo dove, dove dorme di notte, non solo se lo può pagare, se lo può comprare. Esatto. Esatto. No, a proposito di Biden, invece, eh, si segnala sempre sul, sul Corriere, che comincia addirittura in prima pagina, eh, una cosa che è emessa a margine dell'inchiesta sul, sul, sulle questioni legate all'Ucraina. Eh, però è un report basato sulle risposte che, che, che Biden ha dette al giudice in quell'occasione. Dice Biden, il report che imbarazza un anziano che non ricorda più, e poi, poveretto, segue a, a, a pagina 11. Tata -tata. Confuso, scarsa eh. memoria il dossier del procuratore che imbarazza Joe Biden, ma il leader eh, non verrà incriminato sui documenti classificati. L'ira di Trump. Ha eh, cambiato, vabbè, Macron ma permetterà, però, so, soprattutto non si ricordava della morte del figlio. Insomma, ci sono anche elementi un po', un po tragici, quindi io non approfondirei, però ecco. Eh, eh, il, un, in America, ovviamente, c'è un problema di classi dirigenti, perché quando le potenze declinano, eh, un, uno, uno degli indizi è la gerontocrazia al potere. No? E qui tra di tutto. Si affronteranno Biden e Trump alle prossime elezioni. Se si pensa invece che la, poi la, la grande egemonia americana, almeno nell'immaginario, era nata con, invece con l'intervista di. di con il duello al, al, no, uh, per le presidenziali fra Kennedy e Nixon, do, dove c'era questo Kennedy giovane, uh, bello intraprendente, no, che era il simbolo proprio dell'auge dell'America, e ora invece questo, questo duello fra, fra questi due, il quale specialmente Biden, poveretto, uh, non sta neanche troppo bene, è un segno comunque sia di, di, di oggettivo, di... di di, di declino. E, da ultimo invece venendo alle cose più serie sulla, sulla Palestina, il, il manifesto a pagina 3 c'è un articolo di Jan Chambers che uno fa questa operazione molto interessante, cioè di parlare, non è una novità grandissima, però insomma di parlare della, della questione dell'occupazione della... Della Palestina da parte di, di Israele, secondo i canoni, dei de, de, de colonial no, degli de, de studi su, 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 sul colonialismo, e questo sicuramente eh, è, da, è da segnalare. Così come è da segnalare sul fatto quotidiano, a pagina 14, un reportaggio. Questo mi sembra abbastanza bene, abbastanza oggettivo. Sul, Sostanze. Ne parlano un po' tutti i giornali, ma il Fatto Quotidiano è più esplicito a chiamare eh, le cose col suo nome sul fallimento della, della missione che ormai è diventato quasi un genere eh, non letterario, un genere politico televisivo sul fallimento della missione di Blinken in Medio Oriente. Ovviamente ci va Blinken perché Trump, perché Biden non ci può andare. Eh, eh, quindi il fatto quotidiano, a pagina 14, Blinken, missione fallita e Rafa è già sotto assedio. Blinken fa la spola fra gli Stati Uniti e Israele per cercare di convincere Biden, a, eh, Netanyahu, a, a smetterla di macellare eh, donne, bambini e quant'altro, ma proprio non, 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 ce la fa, non ce la fa a convincerlo. Quindi si registra l'ennesimo fallimento. Ripeto, su tutti i giornali, però il fatto quotidiano è quello più. più, no? più, più più esplicito nel, nel prendere atto del fatto che la strategia statunitense, poi quello che, che, che dicevi anche te, che va dicendo anche te, insomma la strategia americana ormai non, 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 ha, più, non ha più presa sugli alleati, quindi figuriamoci sugli, sugli oppositori. E ho due segnalazioni culturali e poi mi, poi mi zitto e ti lascio la parola. Um, in realtà su questo è il Corriere della Sera, pagina 35. Su questo magari tu puoi essere più preciso a te. Io mi limito a sottolinearlo perché confesso che era un autore che non, che non conoscevo. Corriere della Sera, pagina 35, italiani 32. Eccolo qui. Eh, il mondo è sempre più instabile, geopolitica il, il, è il monito di Maglio Graziano in un saggio edito da Mondadori. Illusorio sperare nella pace universale. Mai esistito un ordine globale, la Cina non è in grado di diventare egemone. Eh, il titolo è Disordine mondiale di Manlio Graziano, edito da Mondadori. Non so se te lo conosci, no, se... invece no, 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 no non conosco. Insegna, insegna a Sans Po. So, ah, interessante. Il è un po', po l'anti-Arlacchi, perché è, diciamo in, uh, proprio ieri abbiamo negli ultimi giorni abbiamo pubblicato in due tranche una lunga intervista al sempre ottimo sì. Pino Arlacchi. La seconda è proprio la prima era su, sull'Afghanistan. Uh, tutta la questione de, de, della coltivazione di oppio in Afghanistan è molto interessante perché diciamo, è sua esperienza diretta, visto che appunto è stato il massimo responsabile all'ONU. Uh, del programma appunto di lotta al traffico internazionale, al narcotraffico, eh, però eh, invece ieri la seconda parte era tutta appunto su questa uh, tesi che in qualche modo Pino uh, porta avanti da un po' di tempo: che insomma c'è un po' di catastrofismo rispetto. Allo stato di guerra attuale, dovuto appunto alla perdita, no? alla fine della pax americana, dici? Ma, ma insomma, poi i numeri sostanzialmente non è che ci dicono che c'è chissà che questa escalation di violenza nel mondo è più, diciamo, molto anche sottolineata per appunto sottolineare l'esigenza di una pax americana e che finita la pax americana il mondo è destinato a implodere. In realtà, insomma, ci sono tensioni, eccetera, però è. È un pochino sono i colpi di coda dell'impero in declino però non è che c'è questo caos sistemico totale che tutti si menano con tutti eccetera qui sembra invece eh, il mondo è sempre sempre però eh, mai esistito un ordine globale ah, no in realtà anche lui in qualche modo dice appunto insomma va approfondito perché non conosco però appunto mm. questa cosa qua è molto importante perché è sostanzialmente appunto è, è uno spauracchio e non va nemmeno Diciamo, è uno spauracchio e non va nemmeno liquidato come se fossero tutte cazzate. Cioè, serve un egemone, magari, uh, cioè, diciamo, i, i, i dem illuminati cosa ti dicono? Serve un egemone all'interno di un contesto di regole, di regole internazionali più solide, però serve un egemone. E non è una cosa che può essere liquidata come se una questione che non esistesse, cioè un mondo senza qualcuno... Appunto, che alla fine il più potente in ultima istanza è più stabile o meno instabile? Noi la nostra posizione, ovviamente è che alla fine è più stabile, nel senso che questa cosa qua è, è antistorica, è controproducente, eccetera l'egemone esercita la sua egemonia attraverso la violenza il non lo puoi contenere nel diritto internazionale, è lui che fa il diritto il diritto internazionale è l'interesse dell'egemone di quel momento lì e quindi diciamo è, è ovviamente questa però nel senso invito a non essere faciloni, ecco nel senso cioè, non, è un, non è un dibattito farlocco è un dibattito importante nel senso che la transizione al mondo multipolare deve essere accompagnata da un rafforzamento dell'ordine de, dell internazionale mentre appunto che è proprio la differenza tra l'alt-right e noi, nel senso l'alt-right è proprio perché ognuno si faccia i cazzi suoi e si bombardino l'un l'altro e li lasci fare in qualche modo no? cioè è proprio la volontà la legittimità, il mondo tenuto in piedi dalla volontà di potenza lasciata completamente scorrere libera dei singoli stati e per questo no, gli attacchi all'OMS all'ONU, a tutto quello no, che è ordine internazionale anche diciamo la retorica anti world economic forum, che è giusto ovviamente, noi, è, è l'oligarchia però vista da destra e vista tutta in quella chiave lì no? vista da Milley, vista da questa roba qua vista da Trump eccetera, è tutta in quella chiave lì, cioè ognuno si deve fare cazzi suoi e poi ci si mena e chi vince vince sostanzialmente e penso che questa sia una deriva possibilmente anche peggiore diciamo dell'unipolarismo con un minimo di inquadramento di diritto internazionale intorno quindi eh, non eh, ecco invito cioè dalla critica all'unipolarismo Uh, e, a, e al superimperialismo uh, si può uscire come dall'Unione Europea si può uscire da sinistra ma anche da destra ecco nel senso eh, per tante cose noi uh, insomma non abbiamo problemi insomma a citare la verità piuttosto che quando Robi che secondo noi sono ragionevoli in termini di analisi uh, realista diciamo della situazione eccetera Però, la loro uscita è da destra al sistema internazionale attuale, non è, da, non è di emancipazione, è di è età de, proprio dell'oscurità, ecco, insomma, di fine di ogni possibilità di trovare delle regole condivise dall'umanità, in qualche modo. Che è il contrario della Cina. Noi appunto fortunatamente diciamo, abbiamo una, qualcuno che in qualche modo, con tutte le contraddizioni ci segnala, no? ci indica in qualche modo la strada percorribile alla Cina, basta vedere i rapporti, cioè la lettura che uno dà della Cina, se uno è più critico della Cina degli Stati Uniti eh, casca male, ecco io appunto ricordo sempre la volta che sono stato a questo festival della informazione alternativa eccetera che tra tutte le diversità c'era anche gente che diceva robe super condivisibili eh, eh, tantissimi diciamo eh, seguaci eredi di Giulietto Chiesa che ci mancherebbe eh, maestro e, e ci mancherebbe altro eh, però c'è cioè, appunto poi dall'intervento del palco c'era uno che parlava una che parlava eh, di quanto fosse cattiva la Cina di come avesse imposto eh, questa dittatura tremenda, ha detto io sono stata in Cina, me l'hanno detto eh, che c'è la dittatura, cioè, parlava a questi livelli, poi sono a questi livelli qua, eh, proprio a livelli di mm, cioè, analfabetismo proprio galoppante, eccetera. Quindi bisogna stare attenti anche quando ci invitate a fare no, gruppo con gli altri gruppi di controinformazione, volentieri con tutti quelli che puntano diciamo all'emancipazione, non al ritorno. Al feudalesimo proprio viscerale, d'altro eh, che da, da quelle letture lì poi appunto sono letture tipo organicistico che, che passano sopra se non addirittura invitano direttamente alla repressione, ai conflitti che poi no, si sono all'interno delle varie nazioni. Poi anche questa è una differenza no, no, sostanziale, no, certo, no, no, certo. Eh, però questa vabbè, è una cosa però prendendo le cose più serie, sempre culturali, e chiudendo il manifesto sempre a pagina 13, perché è uscito la, la, la biografia dell'anno e quindi va assolutamente... Renato Pozzetto, autobiografia tra leggerezza e disincanto. Il ragazzo di campagna, il dopoguerra, Milano, il cabaret, gli anni 80. Esatto, questo è... Quindi assolutamente, poi a pagina 10 c'è anche la, la, la pubblicità dell'uscita di una serie di scritti di Toni Negri, però insomma quella, quella diciamo per, per chi gli piacciono i comici, invece per chi gli piacciono le cose serie eh, esatto. Oh, pagina eh. sono perfettamente d'accordo non mi ricordo se c'era qualcosa che mi ero segnalato. no perché che avevi giornali. visto sulla stampa e che io non avevo fatto ah tempo eh, a vedere. no quella, quella è importante aspetta però c'è ah. il computer mezzo piantato allora proviamo un attimo qui eh, eh, proviamo un attimo a capirci qualcosa appunto improvvisa eh, perché non ho letto l'articolo eh, non la stampa computer. neanche io allora Leggiamo le prime righe di questo e anche di quello del sole 24 ore, che sono eh, paralleli. Allora, quasi il 10% delle imprese d'Italia e Germania sono a rischio fallimento. Tra le cause ci sono gli elevati tassi di interesse e quindi i maggiori oneri sui finanziamenti. Questo appunto è quello che vi abbiamo sempre descritto, insomma, che comunque una delle componenti, non è l'unica, una delle componenti delle fasi insomma, di eh, politiche monetarie restrittive è appunto invitare alla concentrazione dei capitali, quindi i più deboli eh, rimangano, eh, insomma non, non riescono a, so a sorpassare la tempesta e quelli, i capitali un po' più forti, se li pappano. E ingrandiscano e quindi c'è un processo di concentrazione. Questo è, è, succede sempre e in qualche modo è anche uno dei motivi per cui eh, si, fa, si ricorre con così tanta leggerezza e faciloneria allo strumento no, della restrizione monetaria quando magari si può combattere l'inflazione in mille modi diversi e spesso è controproducente anche insomma, in questo caso forse non lo è stato del tutto controproducente, però sicuramente diciamo, è, 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 cioè, ci sono altri modi meno impattanti sul tessuto economico. Ehm, L'allarme arriva dalla Banca Centrale Europea che nel suo ultimo bollettino economico evidenzia come le imprese di Roma e Berlino siano quelle più in difficoltà a rientrare dei prestiti il secondo e il terzo trimestre hanno rappresentato una vulnerabilità marcata solo in italia secondo i dati CRIF nei primi nove mesi del 2023 sono fallite 5.468 società un incremento dell'1,48% su base annua quindi niente di particolarmente drammatico da questo punto di vista è quello che succederà potenzialmente, che è più drammatico, e quelle che hanno accusato ritardi gravi nei pagamenti commerciali sono aumentate del 9,4%, quindi questo è consistente. Eh, circostanze analoghe per la Germania un fenomeno che rischia di peggiorare ancora il primo aumento dei tassi della BCE è arrivato nel luglio 2022 e da allora il costo del denaro si è innalzato di 450 punti base le ultime indicazioni del board di Francoforte non lasciano intendere un'immediata sforbiciata Possibile, secondo gli analisti, che sia dopo giugno. Intanto, però, l'indice delle dichiarazioni di fallimento delle imprese dell'area dell'euro ha sorpassato i livelli pre pandemia toccando il massimo storico dal 2015 non era così elevato a soffrire di più sono due paesi in particolare Italia e Germania nel secondo e terzo trimestre del 2023 è rimasta relativamente bassa nel settore dei servizi 6% mentre è cresciuta nell'industria 11% nelle costruzioni 10% e nel commercio 10% importante questa cosa qua nel senso che allora servizi va bene tengano botta il PIL è tenuto in piedi dai servizi poveri valore aggiunto bassissimo lavori di scarsa qualità eccetera sappiamo quindi questi tengono botta perché comunque hanno cioè nel senso stanno in piedi non c'hanno investimenti in capitale fisso non sono straindebitate eh, non, fanno un cioè, ora, non fanno un cazzo sembra come di, poi la gente ci lavora dice no lavori tutto te no nel senso non fanno un cazzo in senso di capacità non perché poveracci, fanno, perché non hanno capacità di costruire valore aggiunto in qualche modo, quindi non, fanno, eh, non prendono denaro e attraverso merce producono più denaro, eh, eh, vivacchiano, no? Eh, vivacchiano. Eh, invece, botta da tre comparti: uno costruzione ha finito il super bonus, era inevitabile. No? Falcidiamento. Quando negli ultimi anni è cresciuto il PIL, è cresciuto grazie al super bonus che ha, fatto, che ha trainato l'edilizia che ha trainato il resto dell'economia. Non c'è stato altro, non esiste altra dinamica positiva all'economia italiana. Solo il super bonus. Con tutte le criticità, insomma, eh, che ha però insomma, strumento che noi eh, appoggiamo in linea di massa. Eh, nel commercio, perché appunto c'è ovviamente è la, non c'è eh, capacità di spesa da parte della massa dei salariati, quindi ovviamente il commercio è inesente e, e poi il nodo dolente, ovviamente è principalmente quello industriale perché diciamo è a monte di tutta questa roba qua, cioè se non funziona quello non funziona neanche tutto il resto. Eh, ci facciamo sempre un po', um, come dire, um, uh, fregare da quanto pesa il manifatturiero in termini di forza lavoro uh, diretta, impiegata, però il problema è che sono gli unici posti di lavoro che eh, creano ricchezza, cioè che creano ricchezza per tutti gli altri. Quindi senza quelli, anche se sono il 10% di chi lavora, senza quelli l'altro 90%, un anno dopo, due anni dopo, tre anni va a gamba gallina e non c'è verso. Non è che eh, a essere più colpite sono le grandi compagnie, mentre le piccole e medie imprese sono più vulnerabili nel medio-lungo periodo. Questo perché appunto le piccole e medie campano di risparmi propri, cioè non è una cosa positiva è una cosa positiva perché vabbè meglio che si tenga un tessuto uh, vario no? variegato che non appunto queste concentrazioni qua in questa fase eh, poi noi nel socialismo siamo perché ci esistono tre aziende e facciano tutto loro no? eh, però in questa fase qua è una forma in qualche modo di resistenza al monopolio finanziarizzato eh, però eh, non è una buona cosa perché appunto eh, le, le PMI un po' come, come i servizi vivacchiano, ecco, vivacchiano di risparmi familiari messi da parte, non, non hanno troppa necessità di accedere al credito, però è per il sistema che non funziona. Quindi questi funzionano perché si sono creati una bolla in qualche modo esterna al sistema di resilienza, no? Eh, sì, e di sfruttamento del lavoro povero, perché autofinanziamento vuol dire maggiore sfruttamento, perché se... Se tu puoi chiedere soldi, a... se, se il credito no funziona, ti può permettere anche relazioni sindacali più distese. Se, se, se i soldi tu li devi fare solo attraverso l'estrazione del plus valore perché, perché non te li presta nessuno e quindi bisogna te li faccia da te, eh, eh, tant'è vero che lì ci sono problemi maggiori di sindacalizzazione. Ma è, no, è una dinamica normale, cioè non è che sono tutti stronzi, quelli piccini invece quelli grossi sono tutti desanti. No, no, non facciamo eh. mai valutazione eh. di carattere soggettivo, ci mancherebbe altro. Non.、Uh non ci compete e non ce ne frega anche abbastanza un cazzo è come per i trattori ecco nel senso mi fa ridere che c'è tante il gombarico poi ragionano come se dovessero dare eh, la, la posta del cuore in qualche modo non, non è la posta del cuore ecco il pericolo avverte la BCE che ci possa essere un ritardo nella registrazione delle procedure concorsuali poiché il fallimento è il procedimento eh, legale avviato dopo che un'impresa è stata dichiarata insolvente rivelava il sondaggio Survey on the Access to Finance Of Enterprises della BCE, le statistiche sulle procedure fallimentari rappresentano la punta dell'iceberg delle imprese in difficoltà finanziaria secondo francoforte in media un incremento di un punto percentuale degli interessi pagati in rapporto ai profitti netti aumenta del 12% la probabilità di diventare vulnerabile di contro si spiega le variazioni di debito fattura, fatturato profitti hanno un impatto molto minore sul bilancio aziendale e, e questo appunto cioè, è ovviamente particolarmente critico perché diciamo eh, l'accesso al credito e il costo intanto c'è l'accesso al credito quindi quanto costa costa c'è il problema proprio che in tanti non ci possano accedere e questo riguarda moltissimo il mondo agricolo lunedì ve lo spiegheremo bene insieme a, um, a alessandro volpi ma poi anche quando ci accedi nel senso il servizio sul debito c'è cioè un costo ormai che è abbastanza difficile da sostenere in una fase dove comunque i consumi non trainano non tirano eh, l'austerity appunto eh, no, non monetaria ma fiscale eh, non ah, dà diciamo ampi non dà spazi di manovra incentivi eccetera, politica industriale a sostegno di investimenti eccetera, nonostante ce ne sarebbe estremamente bisogno sia per la transizione ecologica ma anche per la transizione digitale, no? perché le nostre aziende sono estremamente poco digitalizzate e in tutta questa fase insomma la, la tempesta un po' perfetta, ecco. però invece l'altro aspetto è appunto direttiva US sul controllo dei fornitori all'arme delle imprese. Per costi e verifiche. Allarme sui costi delle forniture per la direttiva europea sulle filiere. Al Consiglio Competitività UE il voto decisivo sulla, protesta, sulla proposta normativa CSDD giunta all'approvazione finale. Germania verso l'astenzione dopo forti tensioni politiche. Troppo rilevante l'impatto sull'economia. E appunto, Beda eh, Romano eh, trovato l'accordo in dicembre, Consiglio e Parlamento devono ora approvare in via definitiva il controverso progetto di direttiva CSDD con il quale l'Unione Europea intende imporre un dovere di vigilanza alle proprie imprese quanto al rispetto dei diritti sociali e ambientali in Europa e nel mondo. Oggi dovrebbe toccare ai 27 esprimersi sul compromesso a livello diplomatico, salvo che il tema venga stralciato dall'agenda della riunione all'ultimo minuto. Ieri sera l'esito del voto era incerto, anche se la presidenza belga restava ottimista. In buona sostanza il testo prevede che le aziende integrino il cosiddetto principio di diligenza, la due diligence, nelle loro scelte aziendali e nei loro piani di medio termine. La normativa si applicherebbe dalle imprese europee con più di 500 dipendenti e un fatturato mondiale superiore ai 150 milioni di euro. Gli obblighi riguarderebbero anche le società con più di 250 dipendenti e con un fatturato superiore a 40 milioni di euro se almeno 20 milioni sono generati in particolari settori. Gli ambiti prescelti sono la produzione e il commercio all'ingrosso nel tessile, l'abbigliamento, l'agricoltura compresa la silvicoltura e la pesca, la produzione di alimenti e il commercio di prodotti agricoli. L'estrazione e il commercio all'ingrosso di risorse minerarie o la fabbricazione di prodotti correlati all'edilizia. Nel testo comunitario si legge che le nuove regole andrebbero imposte anche ai partner, a monte e a valle, in campi quali la produzione, la fornitura, il trasporto e lo stoccaggio, la progettazione e la distribuzione. Quindi sostanzialmente, diciamo, le aziende europee stanno dicendo: guarda, se ancora stiamo in piedi è perché assolutamente nella filiera e al nostro interno non rispettiamo le leggi. Eh, no, se voi ci imponete di fare Uh, sistemi abbastanza restrittivi per cui, alla fine, bisognerà. Eh, non solo rispettare le leggi, ma farle rispettare anche alla filiera, noi non stiamo in piedi. Cioè la legge che ci avete è incompatibile con la realtà economica eh, perché permette ancora di fare un po' di profitto a chi produce in qualche modo, no? Quindi, diciamo, è una missione di... noi siamo decotti, si vive di illegalità, non ci rompete coglioni perché se ci levate questo margine fondato sull'illegalità, domani noi si chiude. Eh, un po' la, la, la partita, è un po' quella, è molto interessante perché, insomma. Eh... Aiuta insomma a sgombrare il campo un po da... Da ipocrisie. Un'altra ultimissima cosa: non ho link da mostrarvi perché mi sta andando il computer a due allora, quindi non ce la faccio andare a browser. A aprire la roba dal browser, ma appunto è estremamente importante. Non ho eh, notizie aggiornate: non so se c'è qualcosa di più. Eh, Tommaso è quello che, che è successo ieri con le elezioni in Pakistan: che se confermati diciamo i primi dati che avevo visto ieri prima di andare a letto, è una roba gigantesca. Cioè questi hanno fatto Fuori con un golpe giudiziario il politico più popolare del paese e hanno completamente escluso il suo partito, eh, l'unico partito che diciamo non è diretta filiazione dei militari, no? eh, il PTI, eh, dalla competizione elettorale. I candidati del PTI, i militanti insomma, del PTI, eccetera, si sono candidati come indipendenti hanno fatto il voto. Cioè, sembrerebbe che, che abbiano fatto completamente il voto. Ora appunto. Eh, ieri eh, elezioni condotte insomma in situazioni abbastanza eh, critiche dal punto di vista della sicurezza, ci sono stati scontri molto violenti, ci sono stati diversi morti, c'è stato un attentato molto pesante alla vigilia del voto in Balucistan. Insomma, situazione piuttosto critica da strategia della tensione in qualche modo, che non voglio, cioè, non voglio mettere le mani troppo avanti, perché insomma, è un paese complicato. Eh, che sfiora facilmente diciamo nella violenza anche senza grandi complotti senza grandi macchinazioni non bisogna per forza vedere le macchinazioni ovunque però insomma la situazione mi sembra abbastanza chiara che ci fosse un tentativo disperato in tutti i modi no di eh, negare appunto la vittoria del pti e quindi eh, insomma situazione molto calda ma che da un certo punto di vista veramente entusiasmante tra virgolette, perché proprio, diciamo, Imran Khan è un po' diciamo, il paradigma del leader populista eh, sovranista, diciamo, soprattutto per quell'area di mondo lì, e che è come, diciamo, come che se questa è ondata qua assolutamente non fosse arrestabile con, con, con i metodi tradizionali in qualche modo cioè si devono, se vogliono sconfiggere l'ondata populista sovranista nel sud del mondo si devono inventare qualcosa di meglio che non i, i vecchi i golpe bianchi, i golpe giudiziari sembra che queste cose non bastino più e eh, siccome insomma, dal punto di vista militare non mi sembra che si possano avventurare più di tanto ecco, gli manca anche la capacità di, destabiliz no, di destabilizzare i paesi no, di vincere attraverso la destabilizzazione dei paesi insomma non è, ecco io se fossi a Washington anche dopo eh, le elezioni di ieri un pochino di fischiettino orecchie, insomma ce l'avrei comunque sui giornali non c'era niente no, non, non c'era assolutamente niente, niente. No, no, no. Assolutamente niente, magari si aspetta domani, no, domani sì. no? Perché è sabato, però eh no, ora si sì, boh, va bene, grazie mille, Tommaso. Grazie a tutti. Noi ci rivediamo appunto domenica sera in live con la bolla. Eh, credo tandem Antonio Mazzeo, Francesco Dallaglio. Quindi poi parleremo sempre un po' di di cose che uccidono le persone e, e niente e, se riusciamo la nostra idea è per domattina di pubblicare l'intervista integrale insomma con un po' ripulita insomma più o meno integrale a Michael Hudson eh, di cui avete visto un estrattino stamattina sia in inglese sul sito, sul canale youtube di Ottolina in inglese sia in quello italiano doppiato ora. Vi aggiorniamo per dirvi se riusciamo a farlo perché, insomma, ci vuole, ci vuole un po' di tempo. Non è, non è così banale. Grazie mille, Tommy. Grazie a tutti. Ciao a tutti.